Sabato, 7 dicembre 2019. Sant'Ambrogio. Dal libro del profeta Isaia. Popolo di Sion, che abiti a Gerusalemme, tu non dovrai più piangere. A un tuo grido di supplica, il Signore ti farà grazia. Appena udrà, ti darà risposta. Anche se il Signore ti darà il pane dell'afflizione e l'acqua della tribolazione, non si terrà più nascosto il tuo Maestro. I tuoi occhi vedranno il tuo Maestro, i tuoi orecchi sentiranno questa parola dietro di te. Questa è la strada, percorretela. Casomai andiate a destra o a sinistra. Allora Egli concederà la pioggia per il seme che avrai seminato nel terreno, e anche il pane, prodotto dalla terra, sarà abbondante e sostanzioso. In quel giorno il tuo bestiame pascolerà su un vasto prato. I buoi e gli asini che lavorano la terra mangeranno biada saporita, ventilata con la pala e con il vaglio. Su ogni monte e su ogni colle elevato scorreranno canali e torrenti d'acqua nel giorno della grande strage, quando cadranno le torri. La luce della luna sarà come la luce del sole, e la luce del sole sarà 7 volte di più, come la luce di 7 giorni, quando il Signore curerà la piaga del suo popolo e guarirà le lividure prodotte dalle sue percosse. Dal Salmo 146. Beati coloro che aspettano il Signore. È bello cantare inni al nostro Dio. È dolce innalzare la lode. Il Signore ricostruisce Gerusalemme. Raduna i dispersi di Israele. Beati coloro che aspettano il Signore. Risana i cuori affranti e fascia le loro ferite. Egli conta il numero delle stelle e chiama ciascuna per nome. Beati coloro che aspettano il Signore. Grande è il Signore nostro, grande nella sua potenza. La sua sapienza non si può calcolare. Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi. Beati coloro che aspettano il Signore. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo, Gesù percorreva tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, annunciando il Vangelo del Regno e guarendo ogni malattia e ogni infermità. Vedendo le folle, ne sentì compassione, perché erano stanche e sfinite, come pecore che non hanno pastore. Allora disse ai suoi discepoli: la messe è abbondante, ma sono pochi gli operai. Pregate dunque il Signore della messe, perché mandi operai nella sua messe. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri, per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. E li inviò ordinando loro: rivolgetevi alle pecore perdute della casa di Israele. Strada facendo, predicate dicendo che il regno dei cieli è vicino. Guarite gli infermi, risuscitate i morti, purificate i lebbrosi, scacciate i demoni. Gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date.